Questo me lo ricordo. E quindi seguivo, ma la seguivo questa vicenda come privato cittadino perché mi interessava, perché... Quindi tutta la parte, tutte quelle polemiche, io tante volte sento, perché lì quando uno prende, quando uno poi ti chiedono il collegamento a Firenze, tu quindi diventa indagine collegata con Firenze, tu entri automaticamente, questa è stata l'impressione che ho avuto, in un ambito di... Allora tu sei del partito di Vigna o del partito di... è così, io non ero del partito di nessuno, io ero semplicemente titolare di un procedimento che era collegato perché il dottor Canessa mi chiese subito il collegamento di indagine. Appena io iniziai a indagare sulla vicenda Narducci, Canessa mi ha chiesto, mi ricordo mi chiamò la collega della Monica, mi dice mettiti in contatto con Canessa. Era l'8 novembre 2001. 2001. Quindi tutta quella parte precedente, quando sento le polemiche, compagni di merende, non è credibile, a me io non la conosco. E d'altra parte, questa vicenda Narducci è entrata nella vicenda Mostro per quello che era la situazione esistente in quel momento a livello giudiziario a Firenze. Firenze indagavano sui mandanti. E quindi Narducci doveva essere un mandante, il che a me, io posso dire che a Perugia non era questa l'idea che si aveva. Cioè qui si dice killer solitario, gruppo. Si fanno i discorsi, discorsi, io sento dei discorsi veramente, qualche volta mi viene da ridere, poi vabbè. Gente che interviene con le sue verità. Poi, con questo atteggiamento, ecco, questa è un'altra cosa che ha detto il dottor Carpeoro, questa tendenza all'insulto, oggi c'è un inselvatichimento vediamo i dibattiti televisivi, è qualcosa di incredibile, sì, insulti continui, parole che si sovrappongono, che non si capisce più niente, eccetera. Quindi io posso dire... C'è questa tesi del singolo, quella del gruppo, c'è un'altra tesi, c'è un'altra possibilità. E cioè è vero che è un singolo, ma ci sono singoli e singoli. Il singolo che è, non per offendere nessuno, il singolo che è il figlio di un operaio, o di un carpentiere, di una persona... dice, non c'è quel pericolo, diciamo, non c'è un gruppo interessato a sostenerlo, interessato a contestare la sua colpevolezza o suoi coinvolgimenti. Quando il singolo invece è un personaggio qualificato e quando, diciamo, questa persona ha rapporti istituzionali, allora diciamo ci può essere l'intervento del gruppo dopo i fatti per soffocare la vicenda, perché la vicenda, se no, produrrebbe uno scandalo che metterebbe a repentaglio non solo il singolo o i singoli anche familiari del soggetto, ma l'esistenza di un, chiamiamolo establishment, perché a Perugia, io sono perugino di nascita, la conosco benissimo, io non mi stupisco che a Perugia sia potuto succedere quello che è successo, e nemmeno a Firenze, ecco. In altre zone d'Italia vedo che molti si stupiscono, ma perché non conoscono la realtà perugina, ecco. Quindi, poi ho iniziato queste indagini,